Ma salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy Rose e preferite Melocchi e questo è Siren Blood Curse. Lo sto giocando a un orario improbabile, per cui se mi sentirete parlare un po' a bassa voce è perché era proprio necessario e inevitabile che dovessi registrare a quest'ora, visto che lo sto giocando in streaming grazie al PlayStation Plus, al nuovo PlayStation Plus, e non avevo comunque la possibilità di avere la linea tutta per me durante la giornata, per cui tocca. Vediamo un po'. Molti mi hanno consigliato Forbidden Siren, però sinceramente, da quel che avevo visto, non era un titolo che rientrava particolarmente nelle mie corde, devo dire la verità. Lo trovavo un po' troppo macchinoso. Su questo Siren Blood Curse, ho visto qualche screenshot, è stato questo che mi ha invogliato a provarlo. Dovrebbe essere una sorta di remake, per cui vediamo. Voglio approfittarne visto che era appunto sul PlayStation Plus. Credo fosse già sul Now, comunque non è una nuova aggiunta. E vediamo un po'. Beh, lo giochiamo a normale perché ci vogliamo male. Ah, ok, non me li fa. Brutto suono! Non me li fa selezionare. Strano questo menu un po' così. Vabbè. Capitolo 1. Non c'è nient'altro. Ok. Vediamo un po'. Nel 1976 un villaggio arroccato sulle montagne già. Vabbè. Ok. Decine di anni dopo una troupe televisiva americana visita il luogo misterioso. E si trova di fronte una scena indescrivibile. I thought this was an abandoned village. Who are those people? Ok, c'è un canto che è come la musica del menu principale. Posso dire però che questo. Sì, però fai veramente schifo a riprendere. Sto vomitando. Quindi c'è questo villaggio. Io mi fido di quello che mi stanno dicendo perché non sto vedendo nulla. Fai veramente schifo come cameraman. Hey. Is she the actress that you guys hired? Questo è un altro tipo Shit. ancora. How could they have just murdered her like that? Goddamn psychos! Fuck! Fuck! Ah, questo è. Ok. Overbright, un giovane che visitò il villaggio dello stesso giorno della troupe televisiva, da quel momento si sarebbe ritrovato disperatamente coinvolto negli orribili eventi che stavano per accadere. Help! A woman got stabbed! Toskete! Hitoga Shinda! When you need them. Ok, raggiunge l'aggiunta all'archivio rivelazioni sacre videocamera. Rivelazioni sacre. Tessera studentesca di Overbright. Arato inferiore. Quasi mezzanotte. Ah, beh, bene. Sfugge l'ufficiale di polizia, bene. Vediamo un po'. Non ho idea di come possa funzionare. Non credo di poter. Sì, l'ho capito. Ah, dovevo premere io. Non si vede una fava. Allora, tasto direzionale mostra comandi secondari. Quando secondario azioni spegni torcia. Ok.
Mentre riprende i checkpoint, select non fa nulla. E l'archivio? Dov'è l'archivio? Triangolo non fa niente. Ah, addirittura. Ah, quindi c'è un minimo di offensiva. La prima persona. Sì, però la telecamera così è super claustrofobica. Poi c'è questo effetto, questo non vedete. È tutto buissimo, eh. Cioè, non crediate che è la registrazione. È proprio buio, non si vede una gran fava secca. E c'è questo effetto rumore che rende tutto ancora più meno chiaro. Puttana. Ah, la manata sul vetro. Ok, non sta molto bene. Yōkai chasatsu shimasu. Oh. Hey, wait, what are you? Shit. Ok. No way. E ho capito, è tua mamma puttana. Che devo fare? Ma sono morta. Che devo fare? Non so. Ok. Va bene, sono morta, d'accordo. Ok. Va bene, non ho capito dove dovevo infilarmi comunque. No way. Non si vede niente. Non capisco. Ho capito. Sì, ma... Ti giuro, non l'ho capito che cosa devo fare. Cosa stracazzo devo fare? Ragazzi, mi sento un idiota. Da una parte... Cioè... No way. Raggiungi la casa. Quale casa? Va bene. Questo potrebbe essere il gameplay più breve della storia del canale. Qui c'è un buco. Qui c'è un buco. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, veramente, vaffanculo. Non si vede niente. Io non so se sia un problema dell'emulatore. Sì, vabbè. Va bene. Cosa? Io no, non si vede nulla. Trovo un nascondiglio. Nasconditi. Allora, credo che questo sia un morto, però davvero, non so se è un problema dell'emulazione, oh mio Dio, si muove. Non si può giocare. Non si può giocare, purtroppo. Cioè, peccato, perché... Cioè, è super inquietante. Più che altro non capisco come fa a vedere dal punto di vista del tipo. Ma non solo, in realtà...
è anche un cecchino il nemico. Sì, scusate. Ok. Cosa spara? Che cazzo spara? Mi sta per entrare di nuovo. Striscia furtivo accanto al poliziotto. Ma peccato, cioè, questa roba è super super creepy. Credo che le lucine indichino la presenza del poliziotto. Poi questi sono stati uccisi da chi? Dal poliziotto? Posso fare niente. Non posso uscire. Super creepy. Pensare a questo con la grafica realistica, c'è veramente da terrorizzarsi da morire, eh. Questa cosa è... fa paurissimo. Sto premendo tutti i tasti, ragazzi, per cercare di uscire. Non so che dire, no? Non mi fa uscire. Non posso uscire dal nascondiglio. Non so se è una questione di tutorial. Sì, ok. Era tutorial, non potevo uscire, stavo impazzendo. Però com'è possibile? Penso che la salute si ripristini col tempo, comunque. Perché prima avevo la ferita, adesso non ce l'ho più. Questa è la porta sul retro? Non so mica, penso di sì. Io raccolgo la pala. Si vede niente. Sì, ma Gesù Cristo! Vabbè, ma porca troia! Bello, non lo sente il colpo, perfetto. A che serve attaccare? A che serve attaccare? Ma a che serve attaccare se vai in Hyper Armor? Mi sa che vi confermo che non è proprio la mia cup of tea, perché... una cosa... Sì, ho capito, però la tua gran mamma puttana... Non posso fare niente! Ragazzi, non so che dirvi... Non c'è la strada, non vedo nulla, non c'è niente! Che devo fare? Non mi fa tornare su, non... Non si capisce un cazzo di... Io non so cosa vedete voi! Non mi fa salire, ma perché non posso andarmene? Vabbè, ragazzi, io ci provo l'ultima volta. Il checkpoint è fuori, quindi per forza di cose è la strada giusta. È la strada giusta. Raccogli pala. Forse lo devo... Ok. Vedete, non... Niente! Niente, non... Io stavo provando a risalire dal buco che ha fatto il poliziotto per scappare. Sfugge l'ufficiale di polizia. Allora, io non credo che lui appaia se non prendo la pala. Io non...
È scriptata, questa cosa è scriptata, quindi sono io. Se mi da... questo è il tutorial del combattimento, quindi devo combatterlo. Vedete? Ok, non si vede. Porca vacca! Porca miseria! Non mi fa andare via! Non posso andare via! Vabbè ragazzi, vabbè, questo è un gameplay brevissimo sul canale che sia a testimonianza il fatto che io sarò stupida, ma non, i comandi sono assurdi, però lì passi. Non si vede un cazzo di quello che succede e io non capisco dove devo andare. Mi dispiace, temo sia una questione di emulazione, non riesco a credere che il gioco sia uscito così. È impossibile che il gioco sia uscito così. Probabilmente sarà uno di quei titoli sfortunati che non è passato bene. Comunque il gioco è chiaramente emulato, non c'è una PS3 dentro la PS5. Per me purtroppo ingiocabile. Peccato, perché secondo me ha un'atmosfera molto figa, però non è fattibile. Ci sono rimasta malissimo, però ve lo carico lo stesso. Facciamo finta che era una demo. 15 minuti ci siamo arrivati. Fatemi sapere più che altro a questo punto, una discussione costruttiva, la vostra esperienza con questo titolo in passato, se l'avete giocato, che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.